Buon sabato a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Una no tax area per le università, un limite di reddito al di sopra del quale gli studenti e le loro famiglie non dovranno pagare tasse rette per frequentare i corsi, a patto però di superare un numero minimo di esami e di non finire nella lista degli inattivi, termine burocratico per fannuloni. È questo il progetto sul tavolo del governo, accennato due giorni fa dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che si è detto pronto a intervenire sulle tasse universitarie. Cosa ne pensa? Le sembra una buona idea? Beh, penso che sia una cosa positiva perché può aiutare molti ragazzi a intraprendere l'università magari che non hanno possibilità economiche, diciamo. Quindi penso che sia una cosa molto positiva. Sì, è una buona idea, speriamo che la cosa funzioni e che insomma si spronino i giovani a studiare di più, anche se il problema vero non è tanto quello, ma quello che abbiamo adesso a disposizione per i giovani, cioè il mondo del lavoro, anche se i giovani comunque studiano, magari hanno opportunità in più in questo senso, aiutati da questa nuova proposta di legge. Il problema grosso è quello della situazione italiana che tutti ben conosciamo. Dobbiamo dare anche la possibilità di lavorare, creare nuovi posti di lavoro, perché sennò poi si laureano e scappano tutti dall'Italia. Quindi. Secondo me sarà un valido aiuto per le famiglie e un incentivo in più ai giovani di non perdere tempo inutilmente, quindi prima raggiungeranno il loro obiettivo di studio e prima potranno inserirsi nel mondo del lavoro, perché inserirsi all'età di 30 e passa anni, come spesso succede, è solo un punto a sfavore e soprattutto però sarebbe meglio aiutare, diciamo, chi già ha un lavoro e ha raggiunto, diciamo, la sua età per poter andare in pensione, ad uscire dal mondo del lavoro per poter inserire i giovani. Forse questa è la cosa più importante. Comunque penso che sia una buona cosa. Qualcuno sostiene che potrebbe essere un buon regalo agli evasori. Cosa ne pensa? No, secondo me non è così. Beh, gli evasori ci sono, ci saranno sempre, perché non siamo in grado di controllare come si deve. Bisogna fare dei controlli più approfonditi e quindi questo è un altro obiettivo del nostro governo, di approfondire tante cose che non si sa perché non le approfondiscono, se per uno scopo o per negligenza o perché hanno altre priorità. È tutto a carico del governo di controllare meglio. Noi che abbiamo lavorato 40 e passa anni, 42, aspetta il governo poi vedere come sono le situazioni attualmente in base alla crisi, in base a tutto quello che ci circonda. Controllare meglio, sicuramente.